Ma che cosa stai facendo? Sei pazzo? No, non sono pazzo. Ho capito che sei una ragazza facile. Chiunque può farti fare quello che vuole. Tua madre ne ha ragione. No, non sono così. Ah no, non lo sei? Hai trattato male Mickey solo per difendere quell'imbecille. Se ogni ragazzo può fare ciò che vuole con te, sai che significa, lo sai? Che ho ragione. Ma come ti permetti? Non dire stupidaggini, di la verità. Stai facendo tutto questo per distruggere me e Maritza. Di te non mi importa niente. Ma non farei nulla che possa fare Maritza, del male a lei. Maritza, scusami, bene, non vorrei favore. Davvero credere per a rispondere. Per favore, ragazzi, bugiardi. Ragazzi, abbassate la voce o il mio vicino si arrabbierà con me per tutto il rumore che state facendo. Andiamo, forza. Comportatevi civilmente e raggiungete un accordo. Andiamo. Ma quello è un deficiente. Ha detto a mio padre non che... Non si dicono queste cose. Allora, parlate per bene. Quello ha detto a mio padre che Maritza mi vuole di nuovo nella band e ora sì, è bene. Diventato paranoico, mi segue ovunque, non posso andare alle prove, non posso fare che niente. Cosa hai da non dire? Ci arriva, non ci arriva, non capisce. Gliel'ho detto perché almeno si sarebbe reso conto che non c'è niente tra voi due. Sì, così ah, si sarebbe sì, sistemato tutto. Certo, e ora non posso se più aiutarla. Se vuole aiutarmi davvero, di a tuo padre che non deve pubblicare la biografia non autorizzata di che mia cosa? Madre. Ma di che stai parlando? Non lo sapevi, non sapevi niente, non sapevi che Sergio sta per pubblicare. Ma come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? L'ho sentito per caso, ma lo so. Vado a fermarlo, non importa come. Aspetta, deve decidere lei chi può aiutarlo. No, no, calma, calma, deve essere un lavoro di squadra. Non ci forza, penso andiamo. Neanche a fare squadra con lui, è pazzo. Io nemmeno. Scegli, Maritza, chi vuoi di noi due? Scelgo te, naturalmente. Ma, Maritza, ne sei non sicura? Non fa niente, va bene così. Non ho più niente da fare qui. Che bei capelli che hai. Sì, mi piace prendermene cura, ma non sono così belli, dai. Non puoi convincermi che c'è qualcosa di brutto in te. Tu sei perfetta. E poi il tuo corpo mi fa impazzire. Piano, aspetta, aspetta. Trovo che sia un pomeriggio perfetto, no? Per fare cosa? Per conoscerci fino in fondo. Aspetta, Leandro. No, dai, prima dammi un bacio. Sta fermo, basta! Non fare la stupida! Ho detto di no, ma sei scemo! Finiscila, ti ho detto di lasciarmi! Che ti dice la testa? Dai! Basta, vattene! Guarda come ti muovi! Non mi toccare, non mi toccare! Non so che lo vuoi anche tu. Vuoi stare con me, sì, dai! Senti là, voglio che tu te ne vada! Lasciami andare! Ti ho detto di non toccarmi! Sai che c'è? È meglio che me ne vada perché non sopporto queste scene isteriche. Divertiti con la tua amichetta, sai? Ti ha fatto qualcosa? Pablo! Pablo, aspettami! Aspetta, che fermati. C'è? Fermati. Resta e combatti per lei, ti no, prego. No, ho fatto tutto quello che potevo, non era abbastanza. Ma tu devi insistere, devi riprovare. No, andiamo. No, prima ero disposto a fare qualsiasi cosa, anche a spremere mio padre, tutto pur di salvarla, ma non ha senso. E io sono stanco, ma va bene? Capito, sono stanco. Ho capito, ma lei ha bisogno di te. E tu vuoi aiutarla, io lo so, ti puoi aiutarla, Javierro. Per me Maritza è morta. Ma che dici, ti prego. Pablo! Non riesco a starmene qui ferma con le mani in mano a guardare una bella coppia come voi che si rovina così per niente. Hilda, la mia storia con Sonia è finita. E comunque ha già preso la sua decisione. Vuole tornare di nuovo con Andrade. Dove hai sentito queste sciocchezze? Maritza ha detto a mia... Ah, per favore, non essere infantile. Ti sei fatto convincere dalle chiacchiere di due ragazzine, andiamo. Sì, forse hai ragione, forse ho dato retta a dei pettegolezzi. Ma ormai è troppo tardi, non posso farci nulla. Di che cosa stai parlando, Franco? Hilda, non sopporto che Sonia non abbia parlato a Maritza della nostra storia. Credo che se mi avesse amato non ci avrebbe pensato un minuto.
Però io credo che dalle persone che noi amiamo ci aspettiamo sempre che reagiscano come noi vorremmo. Ma questo non sempre succede, non significa che non ci amino. Sonia sente di avere molto da recuperare con Maritza. Ecco perché ha messo in dubbio tutto quando lei le ha chiesto di tornare con Andrade. Ma è stato solo per un secondo, mio caro. Sì, ma ho bisogno di qualcuno che creda di più nel rapporto a due. E lei non è questa persona. Franco, dai un'altra opportunità a Sonia. Senti, apprezzo davvero il tuo sforzo, però la mia relazione con Sonia è finita. Purtroppo. E ora devo andare. Grazie per la chiacchierata. Qui ci penso io. Grazie. Un bacio. Ciao. Cavolo, quanto ci è successo qualcosa? Dici che abbiamo esagerato con il nostro messaggio? Che è successo? Eccola. Che è successo? Andiamo. Ditemi che non è successo niente. Che è successo? Che è successo? Già, ti abbiamo fatto chiamare perché sono molto nervoso. Dimmi, cos'è questo? Che cos'è? È una busta. Non fare l'innocente con noi. Perché mi ha inviato queste lettere? No, io non c'entro perché parla. Lo chiedi a me. No, mi allora, dispiace, parla con me adesso o domani con uno. Non posso parlare, ragazzi. Potremmo anche far licenziare. No, non scherziamo con il fuoco. Basta. Dimmi perché mi hai scritto queste lettere. No, non ho scritto io questa lettera. Smettila, Miki, queste sono le stesse buste che hai nel tuo cassetto. E hai un blocco con le stesse note sopra. Giusto. Forza, parla. Ok. Ho mandato io. Ecco. Ma per conto di qualcun altro. E chi ha scritto le lettere mi ha chiesto di mantenere il segreto e di non dirlo assolutamente. Per questo le ho mandate io, capito? Sì, va bene. È solo che questa ragazza non può... Non può, questa ragazza è una bomba di ormoni. Già, sì. Ed è sul punto di proprio così. Non posso credere. Ed è per questa questo, ragazza è una è bomba proprio di ormoni. Per questo che devi dirmi chi è lei. Ho bisogno di saperlo. Mi dispiace. Ascoltami un attimo, prova a metterti nei miei panni. Sta così male. Dai, non vedi che sta soffrendo? Male. Ho bisogno di sapere chi ha scritto queste lettere. Ti prego, perché se mi scrive tutte queste cose è perché lei vuole che io lo venga a sapere. Ok, se la mettiamo su questo piano, allora glielo dirò, va bene, perfetto. Non dirmi che è qui a scuola, che è rimasta per il fine settimana, no, è qui. No, glielo dico lunedì, quando la vedo. Ciao. L'hai vista con quella chioma? Manuel, ciao. Tutto bene? Tutto bene. Sono venuta per invitarti a colazione, ma non riuscivo a trovarti. Dove sei stato? Sto cercando un lavoro. Stai cercando un lavoro? Perché non guadagni abbastanza con la band e gli spettacoli? Perché? Beh, perché ora, col fatto che stiamo cercando un nuovo manager, chissà quando metteremo su un nuovo spettacolo. Penso sia meglio organizzarsi. Ah, bene, ti volevo parlare di questo. Sai, ci ho pensato molto e mi sono resa conto che... Niente, a volte sono capricciosa e non faccio che irritarti e gridarti addosso. E a volte non rispetto le tue decisioni, come dormire a casa mia e... Va bene, Sabrina, credo che... Sabrina. Tu non ti devi scusare, ok? Non è colpa di nessuno dei due quello che ci sta succedendo. Io suppongo che... Forse... Credo che questo non sia un gran momento per me. E... Io non posso darti tutto quello... Quello di cui hai bisogno in una relazione. No, tu mi dai tutto quello che mi serve. No, e a me non basta, è così. Veramente... E non va bene che ti basti. Perché tu meriti di più. Perché, a dire il vero, meriti molto di più di quello che io ti posso dare. E io penso sia meglio che noi due ci lasciamo. No, Manuel. Sì, Sabrina, io lo faccio per il bene di tutti e due. Io non posso più continuare ad andare avanti così. Sì, però tu non stai pensando alla band e allo spettacolo. Insomma, non pensi anche sì, a queste cose ci ho che... Ho pensato anche alla band. Non credo sia giusto per te stare con me solo per essere la manager degli R-Way. Sei tu che devi decidere se andare avanti con la band o meno. Perdonami. Mi dispiace. No!
per fortuna sei qui. Non puoi immaginare che cosa è successo. Ehi, Feli, che succede? Feli! Feli, che ti è successo? Lalo mi ha aggredita. Cosa? Sì, mi ha afferrato, mi ha messo contro un albero e mi ha dato un bacio. E io non volevo. Feli, non mi aspettavo che Lalo andasse dritto al punto così. Ti prego, non scherzare. Non era un bacio, per me è stato come un pugno in faccia. No, no, hai ragione, piccola, hai ragione. E comunque, aveva ragione. Tutto quello che mi ha detto è vero. E che cosa ti ha detto? Che sono un idiota. Che le persone possono fare di me ciò che vogliono. No. E che ho sbagliato a lasciarti lì, ad andarmene con Maximo. Mi dispiace tanto, che cosa posso fare? Basta, Feli, non ne voglio parlare, basta, adesso basta. Però voglio sapere tutta la verità. Perché tu non stai male solo per quello che ti ha detto Lalo, vero? No. Oh. Chi è che passa? Rocodelli, vogliamo che passa? Non ti preoccupare, amore mio, sei stato grande. Dico sul serio. Se non sei stato bene è per colpa mia. È colpa mia, vero? Colpa mia. No. Che cosa dici? Che dici? Tu non puoi immaginare. Non immagini come mi sento. Non immagini. Perché non ci siamo conosciuti prima, io e te, eh? Non lo so. Perché non ci siamo incontrati un po' prima? Promettimi che non ci lasceremo mai più. Per niente e nessuno. Sì, te lo prometto. Sì? Sì. Sì. Ti senti meglio? Sì. Sei sicura che non ti ha fatto niente? Perché se lo ha fatto, lo prendo a calci. No, non ha fatto nulla. Allora perché sei così arrabbiata? È che improvvisamente mi sono sentita sola, Francisco. La verità è che mi manca molto Manuel. Sono un idiota. No, è logico che ti senti così. No, non è logico. Non sarò mai in grado di stare con un altro. Datti un po' di tempo e poi sei andata a scegliere proprio quel cretino di Alejandro. Ti prego, non ci stare male. Lui non fa per te. Non ci sto male per lui. È che mi sento triste. Bene, hai bisogno di uscire un po' e liberare la mente. Dai, andiamo, ti accompagno. Ciao. Come va? Che è successo? Allora, dov'è finito l'altro ragazzo che era qui? Alejandro se n'è dovuto andare, papà. Sì, e anche noi dobbiamo andare via adesso. E dove? Una passeggiata, non lo so. No, niente passeggiata per lei. Mia non va da nessuna parte. Ti prego, non essere cattivo con me perché hai lasciato Sonia. Perché l'hai lasciata? No, non l'ho fatto. Sei contenta? Beh, allora non puoi tenermi punizione. Esco con Francisco. Tu non vai da nessuna parte se non mi dici dove vai. E comunque a mezzanotte in punto voglio che torni a casa, è chiaro? Papà, svegliati. Che ti succede? Non sono Cenerentola. Non fare la spiritosa con me. Ti sto parlando sul serio. E da quando devo rientrare a mezzanotte? Di solito io esco a quell'ora. Non mi interessa. Ora le cose cambieranno. E da quando? Dimmi da quando. Perché? Perché lo dici sì, tu? Sì, perché lo dico io. E abbassa quel tono con me. Sei insolente e capricciosa. Sì, ma... Se mia, io posso aspettarti fuori. Sì, grazie. Sì. Adesso mi devi spiegare perché mi tratti come un idiota davanti a un mio amico. Basta. Non c'è bisogno di stare tanto male per questo. E comunque... Quello che ti ha detto è giusto. Lalo ha ragione. Lo ha fatto solo per farti capire se ti piace veramente essere la ragazza di quel minimo. No, Miki, non chiamarlo no, così. No, sto scherzando. Sto solo cercando di aiutarti a capire se ti piace o no. E mi sembra che... Tu non capisci. Questa è la prima volta che un ragazzo mi chiede di essere la sua ragazza o vuole vedermi di nuovo così in fretta. Non è mai successo. Ed è per questo che stai uscendo con lui? Questo non è un motivo sufficiente. No, non lo è proprio. Per me sì. Per me è un motivo sufficiente. Ma non so come comportarmi con Lalo. Lalo, lascialo a me. Lascia sbrigare a me la questione Lalo. Perché se prova a rifare quello che ti ha fatto, ci penso io a metterlo in riga. Stai tranquilla, lo metto in riga io, ci penso io. E lo Grazie. Sistemo. Di niente. E complimenti, eh? Per cosa? Beh, per il tuo colpo, ragazza. Ottimo, ragazza. Due ragazzi in un giorno, eh? Non è mica da tutti, tesoro. Che maestra! Che maestra! Me ne sono accorta. Vuoi prendere in giro me? Due ragazzi in un giorno. Grande! Grande, sì. Certo che sì. Questa è la mia Feli. Molto bene. Posso ringraziarti? Certo. Lo sai, ti tratto molto male a volte, eppure... Oh. Eppure tu sei sempre qui per me. E anche ora mi stai tanto vicina. Io non so che farei senza di te. Tesoro mio, ti sto aiutando allora. Mm-hmm. E tu hai intenzione di aiutare me? Faccio tutto quello che vuoi. Chiedimi qualunque cosa. Bene, perché ne ho bisogno. Sì, dimmi. Bene.
Allora direi che sei stata tu quella che ha scritto le lettere erotiche a Guido. L'hai detto tu, lo hai detto tu, qualunque cosa. Perché non posso uscire con Francisco? Non si Spiegamelo. Tratta di Francisco, non mi piace che esci con così tanti ragazzi. Oggi eri con uno e ti ritrovo con un E altro. Quindi cosa? Sono libera di stare con chi voglio? Prima non mi controllavi, prima perché era ora era diverso, sì. Prima stavi con Manuel. Manuel mi ha scaricata, devo essere rinchiusa per questo, ma adesso ragione, è colpa mia. Lo so che Manuel ti ha scaricato, ma ci sono molti pericoli là fuori e io voglio sapere sempre dove Purtroppo sei. Purtroppo non ti sarà sempre possibile, perché nemmeno io a volte so dove vado. E va bene, se non sai dove stai andando, starei a casa finché non lo saprai. La tua fidanzatina ti ha mollato questo e ora te la prendi termine. Con me. Che non mi piace. E poi tu dovresti essere felice, no? Ora sono solo, non sei contenta, sono solo. Io non volevo che tu stessi con Sonia, perché lei non tu è non giusta. Tu non vuoi che io stia con nessuna. Né con Sonia, né con altre donne. Non ti è mai piaciuta nessuna. Se qui c'è un egoista, quella sei egoista tu. Egoista io? Sì, egoista. Io sarei egoista. Perlomeno non ti rovino la vita come io fai con la mia. Io ti ho rovinato la vita, sì, tu sei un'ingrata. Ma tutto? Se hai tutto quello che vuoi. Tutto tranne la tua fiducia. Non farò nulla di male, te lo giuro, te non lo prometto. Non è per quello che potresti fare, ma per quello che gli altri possono fare posso a te. Posso difendermi da sola, tanto vabbè. Non cambio idea. O torni entro mezzanotte o papà, non esci. Papà, a quell'ora non c'è nessuno non in discoteca. Non mi interessa. Questo è quanto. O torni quando dico io o non allora esci. Allora non esco, non, non esco. Non uscire, dirò a quel giovanotto di non aspettarti. No, perché non ce n'è non bisogno, non dirgli stasera. Niente. Lo faccio io perché ritorno a scuola con lui e non è un giovanotto, è un uomo, chiaro? Attenta come parli, abbassa il tono quando parli Io con parlo me. Come mi pare. Maurizio, ti fermi a cena, preparo qualcosa o esci con Javier? No, Javier è uscito insieme a sua madre con Bustamante, sì, certo. Così non sospetteranno che stiamo uscendo insieme. È molto intelligente, visto? Sì. Mi potresti dire perché non ti piace Javier? No, non è che non mi piace. È un bravo ragazzo, non nego che lo sia. Quello che non va e che non mi piace è che stai uscendo con un ragazzo quando ne ami un altro. Stai dicendo delle stupidaggini, io adesso sto guardando la televisione. Aspetta, va bene, cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Volevo parlarti dell'avvocato di Colucci, volevo dirti Aspetta, lo so che viene da Colucci, ma è un ottimo avvocato. Lo so, ma io non voglio, te l'ho spiegato l'altro giorno. Ma perché? Perché no, non voglio pagare per un avvocato che però, non posso permettermi. Però non lo pagherai tu e non lo farà nemmeno Colucci, lo pagherà la mamma. E quindi... No, non voglio che nessuno lo paghi al posto mio, te l'ho perché già spiegato. Perché no? Perché no, piccola? Non mi piace avere qualcosa che non posso permettermi. Ma stiamo parlando della tua libertà, non si tratta di comprare un paio di pantaloni. Andrò in tribunale, posso trovare un avvocato d'ufficio, papà, no? Papà, non puoi farlo per me. Ma sì, non puoi serio, farlo per voglio me. Dire, abbiamo bisogno del migliore avvocato possibile, perché Bustamante... vuole farci fuori, non importa come. Il campanello. Sì, vai ad aprire. C'è una perdita in cucina, ho chiamato l'idraulico, ecco perché... Ciao. Sonia. Posso entrare? Sì, certo che puoi entrare. Che bello. C'è una sorpresa. Ho bisogno di parlare con voi che due. Che succede, ah, mamma? Sì? La mia relazione con Franco è finita e volevo che foste i primi a sapere. No, assolutamente no, ti ho detto che non voglio farlo. Va bene, non farlo. Non dire che le hai scritte tu quelle lettere per Guido. Ma ricorda che l'ho fatto per te. Per me? Oh. Ma io non ti ho chiesto niente, Miki. Lo so che non me lo hai chiesto, amore mio. Ma ti ho vista, eri così giù. Gemevi e ti lamentavi perché Guido ha detto che non sarebbe mai uscito con una ragazza grassa come te. Okay, ho ragione o no? Sì, hai ragione, ma io non ti ho chiesto di scrivergli delle lettere. Lo so che non l'hai fatto, ma zitta, qualcuno potrebbe sentirci. Ma è stata una buona mossa, soprattutto per te. Quel ragazzo è innamorato di una ragazza che non ha mai nemmeno incontrato, sì o no? Ciò che conta qui non è l'immagine. È che il ragazzo è pazzo di una ragazza una che non conosce. È molto bella, ma non dirò a Guido che sono stata io a scrivere quelle lettere. Vero. Sei tu? No, sì, abbiamo vinto noi. Ma non è che abbiamo vinto noi. Marcos ha ragione, parliamo una alla volta. Meglio, grazie, no? Grazie, Laura. Prego, abbiamo vinto noi, punto e basta. Ma sì, chi lo decide, tu? Hai sentito la tua ragazza, gli artigli, lo scudo. Non mettetevi a litigare fra di voi, ascoltatemi, non ragazzi, caso. Propongo un'altra cosa. Perché non giochiamo la grande finale lunedì? Che dite? No. Ok, le grandi finali saranno lunedì. Le finali saranno lunedì, per oggi fissiamo le regole. Sì, a una condizione. Ogni squadra sceglie un giocatore con cui competere. Sì, e chi vince prende tutto. Siamo fantastici, ragazzi. Statemi a stupire. Scusate, ciao. Avete già scelto il vostro giocatore? Sì, ma no, ovvio, no. Mi piace ballare, ma volevo solo augurarvi buona fortuna. Bene, grazie. Aspetta, allora, so. Dobbiamo allenarci molto. Sì. Fare... No, non so se posso, io non sono in gara. Non importa, prova. Ci dai? Posso vai. Salire? Sì. Sì, va bene, dai, cominciamo, forza. Perché hai detto a Sol di ballare? Perché mi dispiaceva per lei. Ma che poverina, è una strega, Fernanda. Non sapevo se credere a quello che ha detto. Fa ragazze, io non so che cosa io pensare. Io lo so e non le credo affatto, ragazze. Però mi sembrava sincero, davvero.
C'è un modo per scoprirlo. Come? Lei ha detto che ha rotto con Blas. Lui oggi è il turno di notte. Come on. Don't procrastinate, don't articulate, can't even when and can't even right. Oh, in this conversation, I live the most atom breeze. All inside the bedroom, inside the bedroom, me. A little bit by, just asking if you can satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Thank you very much. Bravi. Bravi, no? Beh, potresti anche farci un applauso con un po' più di slancio. Ci siamo quasi uccisi. Siete piaciuti? La parrucca, sì. Avrei dovuto basta, indossare dai, ma basta, basta con quella faccia. Rompere con quel tipo non può essere terribile. Marizia. Ma ho ragione. Per favore, guardala. Non cominciate a litigare voi due, perché mi sento ancora peggio. Va bene, però non hai mangiato niente. Tanto non le non piace niente. No, non è che non è buono, è che non ho fame. Beh, non abbiamo neanche il dolce, mi dispiace. Ma ti posso offrire un liquore di noci che la mia vicina ha fatto per me? Lo vuoi assaggiare? Sì, grazie, sì, perché no? Bene, allora io adesso vado a letto, non posso berlo, sono troppo piccola. Ma tesoro, non sono nemmeno le 10, non sei mai andata a letto così presto. Oggi non ce la faccio più a stare in piedi. Comunque, devo andare via anch'io, quindi... No, non te ne andare, perché non dormi qui? Cosa? Dai, ti prego, sì, sei così triste, sei giù di morale. Se torni a casa ti sentirai sola e starai molto peggio. No, sono contenta che... Certo, perché lei è così allegra. Dai, mamma, rimani, dormiamo insieme nel lettone. È passato così tanto tempo da quando abbiamo dormito insieme. Oh, va. Beh, non so se per Martina è un problema o no. No, lui non ha problemi. Bene, io però vado a dormire intanto, ok? One for the money. Questo è un altro po' di rock and roll che... Sonia, sei sempre la benvenuta in casa mia. Voglio che tu lo sappia, però... Grazie. Non voglio che tu lo faccia per Marizia, no, non è giusto neanche per lei. No, sono contenta che... Sì, ho capito, lei ti ha forzato e adesso hai questo brutto problema con Franco e credo che dovresti tornare con lui, perché io personalmente non ho intenzione di ricominciare la nostra relazione. Devi stare tranquilla. Beh, ti ringrazio, ma è lo stesso, io... Non penso che la nostra storia, la mia e di Franco, possa continuare. È complicato e poi... Senti... E poi Marizia non si fermerà finché io e te non saremo di nuovo insieme. No, non ti preoccupare. Questo è un argomento che voglio affrontare io con lei. Tu non ci pensare, me ne occupo io, ne parlerò io con lei, va bene? Grazie. Non deve ringraziarmi continuamente, Sonia. Bene, e il liquore? Ah, sì, hai ragione, lo vado a prendere. Sì, vai. Scusami, Blas, posso entrare? Cosa c'è che non va, Dunov? Dovresti essere in camera. Sì, è che ho sentito alcune cose e non riuscivo a dormire. Ah, sì? Cosa hai sentito? Beh, non so come dirtelo. Smettila con i giri di parole e dimmelo, per favore. D'accordo, ok. Ti vedi con Sol? Chi ti ha detto una cosa del genere? No, non me l'ha detto nessuno, è sulla bocca di tutti. In realtà te l'ho chiesto perché tu lavori insieme a mio padre e lui conta molto su di te. E io non vorrei che questo potesse danneggiare il suo lavoro, capisci? Beh, non ti preoccupare perché sono solo menzogne. Ne sei sicuro? Sì, che ne sono sicuro. Pensi che mi farebbero restare qui se frequentassi una studentessa? No, non staresti qui. Allora è meglio che tu vada a dormire e smetta di dare retta a questi pettegolezzi. Sì, e scusa se ti ho disturbato. Chiamami, è urgente, Paco. E ora che succede? Ciao, Paco. C'è qualche problema con Linares? Che cosa? Ma sei un idiota! Come ha usato internet in hotel? Scommetto che si è messa in contatto con qualcuno qui. Non so come gestirò questa cosa, ma tu prendi subito le tue cose e vattene. Buongiorno a tutte quante, tranne una. Buongiorno. Dove vai così presto? Che ti importa, idiota? Oh, come idiota? La mattina è sempre di buon umore, eh? Via, lasciala stare. Questo fine settimana è proprio volato, vero? Non per me. Mio padre e Aleandro mi hanno rovinato il fine settimana. Voi avete detto che Massimo è un cretino, ma lui mi ha chiesto di essere la sua ragazza e mi ha dato tempo. Aleandro, invece, va subito al sodo. Alla fine, che cosa siamo?
pezzi di carne e possono fare quello che vogliono. Ehi, con noi. Feli, perché sei tanto arrabbiata con Aleandro? Non ce l'ho con lui, ce l'ho con tutti gli uomini. Una ragazza che scrive lettere bollenti come quelle non dovrebbe pensarla così. Smettila, sai che non mi piace parlare di questa cosa. Scusami, non ho capito. Alla fine perché hai detto a Guido che hai scritto tu quelle lettere? Perché volevo tirare Miki fuori dai guai. Aspetta, e se ora Guido fosse davvero innamorato di te, ma ci pensi? Cominciamo bene oggi, ragazze. Mia, ti prego, Miki ha parlato con lui, gli ha detto che era solo una fase, che ho incontrato un altro ragazzo e che non sono più interessata. Inoltre Guido non ama le ragazze grasse. L'unico a cui piace è Massimo. Ma ancora con quello scemo. No, basta, dai, forza, vestiamoci e andiamo al bar, ragazzi. Sì, dai, prepariamoci. Ragazzi, perché non uscite? È una bella giornata. Il sole, gli uccellini, fuori. Che bella la vita, che bello. Ma che cosa gli è preso? Aveva sognato di essere Enrique Iglesias e non si è più ripreso. Ehi, caffè! Su, dai, non hai ancora buttato quelle lettere. No, no, non posso buttarle. Nessuno ha mai scritto cose così bollenti per me. Non riesco a buttarle. Abbiamo un problema. Non dirmi che ti piace Feli adesso. No, no, ma dimmi una cosa. Rispondi solo a questa domanda. Come può una persona che mangia così tanto scrivere cose come queste? Come? A proposito di mangiare, ci penserò durante la colazione. Sì, vengo con te. Bene. Devo buttarle via. Guido, quelle lettere sono il frutto della mia passione, del mio desiderio per te. No, 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 non mi mangiare! No, ho bisogno di un dottore. Ragazze, che facciamo? Le diciamo di unirsi a noi o no, le lasciamo lì? No, sta bene dove sta, ragazze. Ma ricordati che Blast ti ha detto che non c'è nulla tra lui e Sol, quindi non ha mentito. Comunque io non le credo, non riesco più a fidarmi di lei. Non dire così, merita un'altra possibilità. Sapete una cosa? Non me lo chiedete più, fate come volete. Sol? Sì? Vuoi venire qui insieme a noi? Sì, sì, grazie. Come va, ragazze? Tutto bene? Sì. Ciao, buongiorno, come stai, Lalo? Bene, bene, tutto sì, bene? Grazie. Cosa posso offrirvi? Eccoci qui, allora. Feli, che cosa... aspetta, torno subito. Sì, se andiamo a vedere cosa le è successo. Feli, Feli, che ti succede? No, io non vengo al bar. Come no? Stavo andando a fare colazione. Sì, però io non entro perché ho fatto una promessa. Quale promessa? Di mettermi a dieta. Ma che stai dicendo? Ancora con questa storia? Non lo sai che la colazione è il pasto principale della giornata? Va bene, però a chi lo hai promesso? A Massimo. Buongiorno Sonia, come sta? Bene, grazie. Dice bene, ma la sua faccia dice il contrario. Forse la posso cambiare con una buona colazione. Ah, ieri è venuta qui la signora Hilda col suo fidanzato. È strano, Hilda non ha nessun fidanzato. No, il suo fidanzato. Si chiama Colucci, vero? E sono venuti qui? Sì, e la signora Hilda ha lasciato qualcosa qui. Aspetti che la prendo. Ecco qua. Per fortuna la conosciamo, altrimenti... Grazie, Diego, grazie. Bene, vuole che le porto uno yogurt, un succo di pompelmo? No, facciamo un altro giorno, ok? Eccoti qua, che succede? Perché non sei venuta a fare colazione? Perché sto controllando se posso scaricare una mail da Luan qui, ma quando la apro è tutto bianco, non riesco a scaricarla. Beh, magari è colpa del computer di Luan. O forse le è successo qualcosa. Deve sempre succedere qualcosa, sempre andare male qualcosa, sempre. Forse il computer di Luan è andato in stallo quando ha inviato, oppure ha toccato qualcosa senza accorgersene. No, è impossibile, perché Luan è esperta di computer, non lo avrebbe mai fatto. Va bene, ok. Stai tranquilla. Aspetteremo qui tutta la notte e poi la scaricheremo. Ok, sì. Sei d'accordo? Non va bene, qualcuno potrebbe vederci. Non devo farmi vedere così da Bustamante. Non posso farlo, hai capito? Sì, no? Hai ragione. Sta aspettando un motivo per buttarti fuori e noi non dobbiamo aiutarlo, giusto? E poi la cosa che mi preoccupa di più ora è che vuole pubblicare la biografia di mia madre. No, sta tranquilla. Ho parlato con mia madre. E lei ha parlato con Sergio e gli ha chiesto cosa stava facendo. E lui non le ha detto niente, perciò non credo che la pubblicherà. Ho bisogno del computer, grazie. Beh, c'è quell'altro. No, non funziona l'altro. Non vedi che lo sto usando io, Pablo? Voglio solo dare un'occhiata su internet per vedere se quella biografia è già stata pubblicata. Non è stata pubblicata la biografia. Chi te lo ha detto? Javier. Sì, ho chiesto a mia madre e Sergio non le ha detto niente, perciò... Mio padre non dice a nessuno quello che ha intenzione di fare, lo fa e basta. È tutto il giorno che non si vede, magari è andato dall'editore a controllare personalmente. No, ti sbagli, ieri hanno avuto una riunione di lavoro. Grazie Pablo, ma Javier è molto attento.
Bene, allora sta molto attento, Javier. Vogliamo guardare i giornali? Ma perché devi fare tutto quello che dice Pablo? Per favore! Andiamo, che abbiamo lezione di letteratura e non possiamo fare tardi. Va bene. Sono sicura che fosse qui. La cameriera deve averla messa da qualche parte. Io sono così in ritardo. Stai cercando questi, Hilda? Ah, ti sei presa le mie cose. Se avevi bisogno di un prestito, me lo potevi chiedere. No, no, non ho preso nulla. Me li ha dati il ragazzo del bar. Li avevi dimenticati lì ieri. Quale bar? Non sono andata al bar ieri. Hai bisogno di aiuto con la memoria? Li hai dimenticati ieri, quando sei andata al bar dove ti sei incontrata con Colucci. Ah sì, adesso mi ricordo. Bene, allora ti voglio aiutare ancora un po' con la memoria. E ti ricordo che non mi va che ti immischi nella mia vita, Hilda, perché la mia storia con Franco è già finita. Perdonami, non sono d'accordo. Beh, a me non interessa, perché sono d'accordo io. Ah, e sei anche d'accordo di tornare con Andrade? Qual è la tua idea? Sogna cambiare il fidanzato come si cambiano le scarpe? Non devo discuterne con te, scusa, devo ancora fare colazione. Fai come credi, ma per me non è giusto. No, non lo è. Si è anche dimenticata di fare colazione, ma allora i suoi problemi sono seri. Che cos'è questo? No, no, non può essere. Come è potuto succedere? Come? C'è niente di peggio che iniziare la giornata con Carmen. Non ti lamentare, vedrai che finirà presto. Pronto? Consuelo, che c'è? Sì, stava lavorando per mio padre, sì. Lo so, dimmi che succede. Ehi, che fa? Ma... Che faccio? Faccio lezione, Bustamante. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Professoressa, potrebbe ridarmi il cellulare, per favore? Per favore, Bustamante, in questo preciso momento la cosa più importante che tu possa fare è ascoltare la sottoscritta. Detto questo, te lo darò alla fine della lezione. Arrivederci. Allora, che cosa ti ha detto, Consuelo? Più. Niente, non lo so, ha preso il mio cellulare, non ho sentito niente. Che stavi cercando? Non mi importa più, comunque. Non capisco, che è cambiato? Niente, è solo che Maritza mi ha detto che non vuole il mio aiuto, può aiutarla il suo fidanzato. Perché mi guardi così? No, è che ti sei preoccupato tanto per Maritza e... No, non lo sono più. Ne sei sicuro? Sì. Permesso, professoressa? Ci scusi per il ritardo, professoressa. Sì. Immediatamente seduti, iniziamo la lezione, grazie. Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno signori, buongiorno. Tranquilli, tranquilli, per favore. Scusate, cominciamo con la signorina. Quali sono le sue proposte per il nuovo anno? Beh, come ho fatto per tutti questi anni, raddoppierò gli sforzi per migliorare il nostro amato quartiere e inizierò a farlo immediatamente. Mi scusi, sindaco. Senta, cosa farà in materia di sicurezza per le strade? La sicurezza è una questione molto importante per noi, ecco. Ma perché che stiamo... succede? Ma la stessa... Finalmente è tutto finito. Tuo padre e mia madre si sono separati. Non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta. Separati definitivamente, quindi? Ovvio, ragazza. E sai una cosa? Mia madre è rimasta a dormire da mio padre. Bene, grande, è una bella cosa per te, no? Come per me, anche per te è una buona cosa, o no? No, beh, per me non tanto, perché mio padre sta molto male per la storia con Sonia e mi ha rovinato tutto il fine settimana. Vedrai che gli passerà. Sta non so se gli passerà. Feli, che fai? No, niente. No, no, non mi mentire, stavi guardando il dolcetto di Maritza. Ma prendene un pezzetto, Feli, posso dartene un pezzettino? Vuoi? Ma che cosa? Niente, niente, è solo che sta uscendo con un ragazzo nuovo che le ha chiesto di mettersi a dieta. E cosa? Mi ha detto che è un idiota, non si metterà certo a dieta per no, lui, no, la conosci, non lo farebbe mai, ma io sì. A chi telefoni? Dolores? Sì, sono mia, l'amica di Feli, sì. Come stai? Bene, grazie. Ti chiamavo per avere il numero di Massimo, perché Feli l'ha perso e speravo che potessi darmelo tu, puoi? Grazie, ci tengo. Dobbiamo fare pratica per scegliere il migliore. Io lo so, ma tu sei fuori dalla selezione ormai. Ma avevo un problema urgente. Sì, ti dico se fossi un altro ci lasceresti a piedi di nuovo, sicuro. Ok, fate come volete, per me va bene. Lo faccio io, infatti, capito? Aspetta, allora, che ti è successo ieri? Perché sei sparito? No, niente, dovevo fare una cosa, ma... Francisco, non con me. Si trattava di una ragazza, vero?
Aguirre! Perché? Aguirre! Ho sentito, sì, sì, ho capito, è il mio nome, è il mio nome! Non urlare contro di me, non urlare contro di me! La prossima volta che ti dai un appuntamento con la tua ragazza... Cosa, con quale ragazza? Con Sabrina, quella lì, non so, la tua ragazza. Beh, la prossima volta le chiedi a che ora deve chiamarti e tu l'aspetti nel mio ufficio per risponderle. Non sono la centralinista! Non sono una centralinista! Se lo fossi, avrei studiato per fare la rilassati, centralinista! Rilassati, ho capito! Ma passami il telefono, Il telefono è nel mio ufficio. Avresti potuto essere. Portarlo, così l'avrei parlato subito. Se io mi sono la tua telefono, segretaria, parlavo, sono no? la tua segretaria. No, non lo sono. Dunque, il messaggio era il seguente, com'era? Lei è venuta a mezzogiorno per parlare di una questione urgente riguardante la band e poi è riattaccato. Non ti sembra maleducato? Va bene, a sta te? Tranquilla, non sta tranquilla, maleducato? Rilassati. Rilassarmi? Va bene, mi rilasso. Oh, cavolo. Cosa c'è che non va, Manuel? Sono nei guai, Francisco, perché, insomma, ho parlato con Sabrina... E niente, ho rotto con lei e ho paura che se la sia presa con la band e che abbia cancellato lo show del Grand Rex. Oh, lo avrà fatto di sicuro. Ok, grazie. Vado a dirlo ai ragazzi. No, credo no, che no, mi uccideranno. No, no, mi uccideranno di sicuro. Cosa ci fai qui? Questo è il bagno delle donne. Beh, ti ho portato qualcosa da mangiare. Dal momento che non sei venuta per la colazione né per la ricreazione, ho pensato che dovessi essere affamata. Non sono venuta perché sono a dieta. Senti, non mentire, non ti si addice. So che non sei venuta perché non vuoi vedermi. Ho ripensato a quello che è successo ieri e penso di aver esagerato. Sono molto dispiaciuto. Scusa. Ho visto quella robaccia quando sono andato a comprare il giornale e ho pensato, chissà come sarà turbata, povera Sonia. Perciò scusami se sono venuto senza avvisarti. No, hai fatto bene a venire. Hai letto l'articolo? No, certa porcheria no, non la leggo, Sonia. Stai male? Sì, ma non per me, perché la gente che mi conosce e mi ama non crede a queste cose e quelli che non mi amano possono crederci o non crederci. Sì, sì, ma che cosa dice? Cose orribili. Cose che in verità non sono mai accadute. Immagino che dovrai avviare un'azione legale, Sonia. Sì, certo che lo farò. Ma il danno è fatto comunque. Bustamante è molto astuto. Perché la gente ormai ha letto. E questo tipo di cause possono richiedere molti anni. Già. E la giustizia è talmente lenta qui. Alla fine tutto si confonde e non ci si capisce più niente. E poi chi paga per tutti i danni subiti? Sì, ma io non sono preoccupata per me. Sono preoccupata per la mia piccola. No. Non dire così, Sonia. Maritza... Maritza non si preoccupa di questo genere di cose. Non è il tipo. Sì, ma prima o poi ne parlerà tutta la scuola. Non sarebbe meglio se la ritirassimo dall'Elite Way... Bustamante ha solo iniziato con me, ma non si fermerà fino a che non distruggerà anche lei. Senti, se dipendesse da me, l'avrei portata via da quell'ambiente malato tanto tempo fa. Ma mi chiedo, sarebbe la cosa migliore per lei? E qual è la cosa migliore per lei? Insegnarle a non fuggire dai suoi problemi, ad affrontarli con coraggio. Questo è ciò che dovrebbe imparare. Sembra così facile a parole, Martin. Ma queste cose sono difficili da affrontare. Non dire così, Sonia. Tanto per cominciare, non sei sola. Nessuno di noi tre è solo. E ora siamo più uniti che mai. Possiamo aiutarci e difenderci l'uno con l'altro. Hai capito? Non lo so. Io davvero non lo so. Manuel, possiamo chiederti perché tanta fretta? Sì, ecco, scusate, spiegacelo, possiamo per favore. Lasciarlo sbrigati, parlare. Però. Bene, volevo dirvi che ho litigato con Sabrina e non stiamo più insieme. Va bene, siamo amici, Manuel, ma è per questo la riunione... Ve lo sto dicendo perché Sabrina sta venendo qui. Sì, ci dispiace, Manuel, va bene, ma chi se ne frega? Puoi ascoltarmi? Un secondo. Ho litigato con Sabrina e poi vi ho chiesto un incontro urgente tutti insieme, ok? Non capite il rapporto tra la cosa e questa riunione?
Vuoi dire che la rottura con Sabrina potrebbe mettere in gioco anche la Bene? Noi due ve l'avevamo detto che quella ragazza aveva qualcosa che non andava. Già l'avevamo detto, sì. Bene, però appena arriva la uccido. Brava. Ti aiuto io. La verità. Congratulazioni, tu sì che sai come scegliere bene un manager. Sì, bella scelta. Ciao, come va? Senti, quello che ti devo dire è abbazzine, è chiaro. Non vedere la tua faccia. Per favore. Che c'è, Sabrina? Che volevi dirci? Sì, intanto dovete calmare un po' i nervi, mi sembra. Non si farà uno spettacolo? Lo sapevo. Ma due spettacoli. Come due spettacoli? Ne ho organizzato un altro presa da un impulso. Sei grande, Sabrina! Sì! Due spettacoli. Non posso credere. Sì, avete capito bene. Due spettacoli a grande. Sì, a teatro, esatto, è quello che ho detto. Ok, basta ragazzi, smettetela con il tifo perché dovete iniziare le prove. Abbiamo due spettacoli andiamo, da fare. Dai. Ok, mettetevi al lavoro. Bene, me ne vado. Aspetta, ti accompagno. No, no, tranquillo, conosco la strada. Sì, sì. Sabrina? Pablo, hai un minuto? Sì. Dunque, andiamo, Mia. Sì, dobbiamo andiamo. Andare a lavarci le mani. Scusa, ma non rispondevi alle mie chiamate o non sapevo come trovarti? Sì, la professoressa mi ha preso il cellulare e poi ho avuto una riunione urgente. Che volevi dirmi? Ho scoperto che tuo padre aveva una cassaforte nel suo ufficio e ora l'ha portata nel tuo appartamento. Sì, grazie, ma non mi serve più, no. Oh, non ti serve più. No, no, è che non voglio correre dei rischi. Dovrei rompere la cassaforte, è troppo complicato. Va bene, come vuoi, mi sembravi così interessato. Sì, però ci ho ripensato. Bene, bene, sono felice per te. Allora io vado a casa tua, ho un sacco di cose da fare, quindi... Ah, aspetta, anche io sto andando a casa, ma non a lavorare. Beh, finalmente, mi stavi trascurando. Mi dispiace, ero nervoso per lo spettacolo. L'arresto è confermato. Ascoltate, gli ha rotto il naso, è arrivato Colucci, Bustamante, un pugno in pieno viso, e poi sangue. Poi che è successo? Che è successo al sindaco? Come, non hai sentito quello che ho detto? Colucci, gli ha dato un pugno. Colucci, sì, ma, mia. Ma che ha fatto Bustamante per farsi dare un pugno da Colucci? Vieni qui che ti spiego. Sei sicura che stia arrivando Massimo? Sì, mi sembra di sì, dovrebbe arrivare tra un momento. Sì, ma ti ricordo che è parecchio magro. Non sarà facile per lui trascinarsi fino a qui. Potrebbe inciampare o cadere. Senti, sei un po' troppo simpatica stamattina. Mi sono persa qualcosa? No, mi devi raccontare qualcosa? Stessa, c'è qualcosa, giuro, che non mi hai detto, di la verità. Oh, Massimo, ciao. Ciao, sì. Ciao. Ti ricordi di noi, vero? Sì, siete le amiche di Feli, no? Sì, io sono Mia. Sì, scusate, non ho molto tempo. Potreste dire a Feli che sono qui, per favore? No, non ti ho chiamato perché Feli me l'ha chiesto. E allora perché mi hai chiamato? Oh! Ma è proprio lei! Ma sei tu! Sei tu il mio amore! Sì, il mio amore! Oh, dove sei stata? Ti ho cercato per tutto amore. Il tempo! Andiamo da qualche parte a fare due chiacchiere, dai! Oh, scusa, che maleducato, non vi ha salutati... Che succede, amico? Sono Rocco. Mi dirai il tuo nome in seguito, ma lei è la mia musa ispiratrice, che ispira ogni melodia, ogni dolce che mi passa per la mente. Chi sei? Bene, dai, smettetela. Amico, giusto? Sì, sono io. Bene, scusatemi, però sto per portare via con me la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la giornata. Perciò mi dispiace, ma devo andare. Io me ne vado. Sono venuto perché pensavo che Feli volesse vedermi, ma non ho tempo per le chiacchiere. No, nemmeno io ho tempo per parlare. Ho uno spettacolo da preparare, un armadio da scegliere e devo vedermi con Maritza, quindi per favore ascoltami. Feli ti ha raccontato di Maritza? No, ciao. Aspetta, ti ho fatto venire qui per una cosa importante. Non mi è piaciuto per niente quello che hai fatto con Feli, sai? Di che parli? Ovviamente non sto parlando della proposta, perché sei stato veramente carino. Già te l'ho raccontato. Sì, con Felice diciamo tutto. Volevo parlarti di un'altra cosa. Non mi è piaciuto che tu le abbia fatto promettere di non mangiare. Che cosa? Sì. Io non le ho mai detto nulla sul cibo. No, non fare l'innocente con me, Massimo. Non so se Feli te lo ha raccontato, ma in passato ho avuto un disturbo alimentare. E il miglior modo di aiutarla non è dirle di non mangiare. Certo che per essere un'amica sei un po' indiscreta. Se per proteggerla devo essere indiscreta, allora lo diventerò, chiaro? Mia, hai sentito di tuo padre? È successo che... Ciao. Sei venuto a trovarmi? No, Feli, l'ho chiamato io. Sì, ma prima puoi dirmi cosa è successo a mio padre? Che ha picchiato Bustamante in TV, perché non lo chiami? Cosa? Così ti spiego. Ciao. Non riesco a crederci, povera mamma. Già,
È una cosa assurda, come hanno usato Sì, farlo? Guarda cosa hanno scritto su di te, che hai problemi di Questo condotta. Non mi importa, quello che mi fa arrabbiare è che vogliono rovinare la carriera aspetta, di mia aspetta, madre. Ma voi siete sicuri che sia stato Bustamante? Sì, questo è tipico di Bustamante. Quello che non capisco è perché mia madre non mi ha avvisato. Non mi ha avvisato che avrebbero questo pubblicato questa roba. Questo non importa adesso. Il punto è che l'ha fatto. Che come può guadagnarsi da vivere con questa roba? Come può? Perché c'è gente come Bustamante che le paga per non farlo. Non pronunciare il nome di quell'idiota perché quando Marizia, lo vedo lo uccido. Ho saputo che... Non posso e hai anche il coraggio di presentarti qui ora la vittima! Hai detto tu a tuo padre di pubblicarlo! Al contrario, ti ho detto che mio padre fa sempre quello che minaccia. Non mi mentire, Javier mi aveva assicurato che tuo padre non l'avrebbe pubblicato, ma dal momento che tu vuoi sempre avere ragione, gli hai detto di pubblicarlo! Dimmi che non è così! Pazza, ti stai inventando tutto! Io non farei mai una cosa del genere, al contrario... Al contrario cosa? Non vale la pena. Cosa non ne vale la pena? L'unica cosa che mi dispiace di questa scuola è averti conosciuto! Calmati, Marizia, calmati! Buona! E lasciatemi stare, lasciatemi! Vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite.